Raga, il vlog che ho fatto a Trastevere è venuto con la mano davanti, per cui ho dovuto cancellare tutto. Era venuto un bel video di Trastevere. Ora vi faccio vedere qualche altra cosa di Roma. Questo è il lungo fiume, lungo Tevere dorme mentre il fiume cammina. Faccio sto video perché quello di Trastevere mi è... il dito davanti, non so come cazzarola è che ci ho messo quel dito davanti, che ho sbagliato a mettere a telecamera, capito? Perciò guardatevi Roma, non mi vado ad andare a casa senza aver fatto manco una ripresa, capito? Se vi piace pure questo dei vlog, bene, se no tagliamo un bel culo. È un po' qua da pure senza tetto, questo è il Tevere da quando potrei andare a trovare qualche senza tetto, però mo non me va. Fa pure buio, sta fa. Non ho preso l'H per tornare a Stazione Termini perché è strapieno di gente. Non mi fido a prendere l'autobus con tutta qua gente. Assolutamente. Diciamo se sta passeggiata a Roma. Quello di Trastevere è venuto bello proprio, era venuto. Però è venuto col dito davanti. Per cui abbiamo un del culo. Abbiamo pure la mascherina. Qua è rosso, com'è? È rosso e non fa. E la gente si afferma. Però aspettiamo che c'è picchiano sotto. Ah, adesso è verde. Niente, qui che vi faccio vedere i fabbricati, porca puttana. Mi fa dire parolacce, va. Lassù per fabbricato, questo è un vlog di Roma. La camminata è lunga fino alla stazione Termini, però no, l'auto non ho potuto prendere perché non mi piace, c'è troppo assemblamento su quell'auto. Arriviamo su perché la gente magari vuole essere ripresa. Aspetta un po' un attimo che vi posso far vedere un'altra cosa bella lì. Poraccio, c'è sta uno? No, non c'è nessuno. C'è sto poraccio qua che sta col cane, porello, a chiedere i soldi. Ma io non c'ho spicci in tasca, c'ho 5 euro, 50 euro, 20 euro. Che gli do, poraccio? C'è sta un pezzo qua che mi sono perso tra Trastevere, eh? Non so se si blocca su... Boh! Non lo so se blocca. Se si blocca stica, capito come? Comunque qui c'è, mi sembra via di, non mi vorrei sbagliare, no, mi sa di no, mi sa proprio di no. Questo è un negozio sportivo bello, e vedete Roma, vedete di Roma. Niente, era venuto troppo figo per vlog a Trastevere per poter rimanere sul canale. Io non so se quella è via. No, non penso. Oh, se qua via là che. Cioè io dico via dei Giubbonari. Ma non è qua.
Oh sì, oh. No, perché se piatti giù Bonari è bella da vedere, eh? Non so se mi sentite piano, c'è la mascherina. Boh, non lo so. Ma che è Piatigi Bonari quella? Vanno a vedere. Un attimo a vedere se è Piatigi Bonari. Ma capo, scusi, è Piatigi Bonari quella. Ah, scusi, grazie mille. Ho chiesto a un signore. Allora mo vi faccio vedere un'altra cosa figa, va. Visto che Trastevere è nato cancellato. Porca zozza. Ci vede un'altra cosa figa, sempre di Roma, eh? Questa via dei Giubbonari che porta a Campo dei Fiori, dove ci hanno bruciato Giordano Bruno. Andiamo piano. Appena possibile. Ma che bello qua, qua c'è il sole, non si vedrà. Oh, mi dovevo ripià. Certo, Trastevere, mannaggia. Ardito. Ma qua questo vlog, se lo volete vedere, lo vedete, se non lo volete vedere, girate. Comunque sia, questa è via dei Giubbonari, conosciutissima a Roma, eh? Questa è straconosciuta, sta Roma, via dei Giubbonari, che poi faccio vedere pure una curiosità. Visto che mi trovo qua e non ho potuto far vlog lì a Trastevere, che è venuto male, vi faccio vedere una curiosità de Campo dei Fiori. Perché c'è una cosa, una targa molto, molto bella che risale, mi sembra, al 500, non mi ricordo quando, lo vediamo. Questa è una sorta, sembra Trastevere qui, ma questa è dall'altra parte del Tevere, per cui Trastevere sarebbe dall'altra parte del Tevere, qui invece sto dall'altra parte, per cui non è Trastevere. Però questa è la famosissima via dei Giubbonari, straordinaria, che poi si apre su una piazza stupenda. Cerchiamo di andare piano. Chiesto pure informazioni al signore, ero sicuro che era via dei Giubbonari, però questa è una via storica, eh? Oh, si sente il vento, lasciamo vedere che se gioielleria figa qua, tutti sbrillocchi, capezzoni enormi. Girocogli enormi, mo basta che non mi rincorre il gioielliere. Oh, perché mai ripresa la gioielleria? No, perché magari non si può fare, no, riprendere una gioielleria. Dice, magari adesso deve combinare qualche casino. Fra poco questa via, che ripeto, via di Giubbonari, via degli Giubbonari, detta la romana maniera, via di Giubbonari. Si apre sopra una piazza da paura, che è Campo dei Fiori. Lo conoscete tutti, Campo dei Fiori, no? Avete sentito nominare Campo dei Fiori? E vabbè, va, Trastevere la prossima volta. Adesso godetevi Campo dei Fiori. C'è una storia sta piazza, eh? Ripeto, qui ci hanno bruciato Giordano Bruno. E poi faccio vedere una chicca che è straordinaria per me. Che poi, vabbè, poi dopo vi dico quando. Guardate, bello sto negozio di borse. Ai frontino, bello, 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 bello. Poi il legno, tutto quanto. Spero che non mi corre dietro qualcuno e mi dice, non me dovevi riprendere. Questa è roba di... De Fumadores.
qua c'è tutto per la fumata. Ecco, siamo arrivati, va. Ho detto che sta strada, via dei Giubbonari, ripeto, si apre su questa piazza strepitosa. E ancora c'è il mercato! Siamo capitati che c'è il mercato ancora, me coglioni! Ho di la romana, Me coglioni! Ancora il mercato! Cioè, io pensavo che non pizzicavo solo al mercato, invece c'è ancora il mercato aperto! Scusate se si sente poco perché c'è il vento del futuro. Come sapete, quello che ti entra da bocca è sorte dal culo. Scusate ste frasi, ma a Roma è da dirle, no? Guarda te, oh. Ecco, un'altra chicca. Noi, tanti anni fa, se sedevamo su sti gradini qua, no? Della statua del Giordano Bruno, e se beviamo il vino rosso con amici, ma se parla di tanti tanti anni fa, mo faccio vedere da davanti Giordano Bruno, E poi ecco, guarda quanto è bella sta piazza, veramente straordinaria. Poi guarda, proprio sono capitato con la piazza aperta, cazzarola. Se capitavo un altro giorno, capitavo con una piazza completamente libera da tutto. Non so se si vede Giordano Bruno, non lo so se si vede, speriamo che si vede, speriamo che almeno questo si vede, perché ho detto il vlog di Trastevere è venuto con la mano, con un dito davanti, non si può. Guardate un po' che spettacolo laggiù. Ma poi voglio far vedere una chicca, ma una chicca da paura. Che sta chicca si trova a via di Cappellari. Via di Cappellari è una via antichissima, stretta, piccoletta, però c'è sta una chicca veramente bella che è arrivata fino ai giorni d'oggi. Oh, io un vlog lo devo girare, quello è nato perso. Che veduta di... Ma faccio una cosa figa, Se ci arriviamo, ecco, guardate un po' via dei Giù, via dei Cappellari, questa è via dei Cappellari. Chissà, forse una volta vendevi i cappelli qua su sta via. Che cazzo non ne so, guardate quanto è bella però. Qui mi sa che il dito non ci sta davanti perché ho cambiato la telecamera, ho messa storta da un'altra parte. Cioè ho rigirata, in poche parole, prima era rigirata la parte del defori, ma è rigirata la parte dentro. E ecco, ma vedi, ancora qui ci porta una monnezza e poi più. Questo ve lo devo far leggere bene bene bene, Qui ci stanno negozi d'arte, come potete vedere, col soffitto di legno. Non so se mi trema ancora la mano, che cazzo non ne so. Allora, questa è via dei Cappellari, bellissima. Allora, guardate un po' sta cosa. Questa, quando risale, sta targa, questa è veramente interessante, Interessante, sta targa. Non vorrei... Si proibisce espressamente a qualsivoglia mi vedete? Mazza eccesso, guarda qua. Questa risale al pubblicato il 14 agosto 1733. In buona sostanza, sta targa dice che qui non ci si potevano buttare mondezza in questo ambiente qua, non ci si poteva buttare la mondezza. Invece oggi ce n'è tanta di mondezza, vabbè, comunque sia. E dice anche che, per quello che posso capire, insomma, quello che posso leggere, dice
che se qualcuno veniva preso a buttamondezza qui, veniva preso a vergate e doveva pagare dei soldi. Così, questa è la targa che risale al 1733, eh? Ecco, mi sono fermato parecchio qua solo perché è interessante veramente questa cosa. Oh, andiamo avanti per via dei Cappellari. Tanto dopo mi devo fare una strada lunga. Oh, e mo se mi si è messo il dito davanti pure adesso, basta, non riprendiamo le persone, riprendiamo l'ambiente. Queste lucette ovviamente la sera vengono accese, eh? No, non è ripresa, sta prendendo, riprende le lucette qua. Queste qua sono, come le vogliamo chiamare? Prima l'ho detto, dei lucernari. Che belli, questi la sera è stupendo vederli accesi, camminare per ste viuzze e vederli accesi. Via dei Cappellari ancora. Questo che è? Qui mi vedo io, mi vedo. Guarda che figo sto coso, tutte piante. Qui sembra di stare a Trastevere. Veramente sembra di stare a Trastevere. Spero che almeno questo qua è venuto senza che si vede il mio dito, perché se no cancella tutto. È bello. Beh, qua è una sorta, assomiglia molto a Trastevere, che poi è adiacente a Trastevere, perché sorpassi il fiume e te ritrovi qua. Passano le macchine, facciamole passare. A sto palazzo, queste pianticelle. Qui è molto carino. È molto molto carino, sì. Così io oggi sto camminando un botto e fa sto vlog che, vabbè, è inutile che mi ripeto. È inutile che mi ripeto, va. Andiamo qua. Mi vedo sempre io dallo specchio. Oh, via di Cappellari a chi li cappelli. Via di Cappellari a chi li cappelli. Oh. Accontentiamoci, va. Guarda qua che spezzone. Ma se sta asciugando la bocca, oh. Via del Pellegrino. Siete qua, ci stavano i pellegrini, che te devo dati? Ma io non lo so quanto è durato questo vlog qua. Mi sono anche stancato, perché guardate che straordinaria sta cosa, che mi si vede pure a me, mannaggia. Vabbè, uguale. Perché mi vedo io, che cazzo la c'entra. L'importante è che non si vede la mano. E qua riandiamo a finire su sulla piazza, per cui io direi di chiudere qua il vlog, visto che abbiamo visto un bel po' di cose, ma di certo non è quello di prima, eh. Vabbè raga, io vi saluto. Vi saluto, dove guardo, non lo so dove guardo, boh. Ciao fratello, ciao sorella.